Oggi finalmente monteremo la recinzione in campagna. Pronti? Cominciamo! Bene, siamo arrivati al termine di questa serie. Realizzare una recinzione in 5 step. Questo è il quinto e ultimo step. Le mie considerazioni e i miei pareri. In questi step, negli step precedenti, abbiamo visto come realizzare le buche, come andare ad inserire i pali, a cementare. Vi ho dato qualche consiglio per evitare che appunto vengano strappati dal suolo e appunto non risentano troppo dello sforzo della rete di tendifilo. Abbiamo poi ovviamente inserito i cavi d'acciaio, il filo di ferro, che sarà la struttura portante per andare sopra a montare poi la rete vera e propria. Abbiamo parlato anche della rete, quale rete scegliere, qual è la rete migliore. Io consiglio questa rete che ho utilizzato io, la rete a maglia sciolta, perché è una rete molto resistente e anche molto bella da vedere, quindi molto bella esteticamente, molto facile anche da montare. E un altro consiglio che posso darti è che dopo aver agganciato la rete sul cavo principale, sul cavo superiore, possiamo farla scorrere, quindi tenderla al meglio. Abbiamo visto tutto questo negli step precedenti, quindi se ti sei perso i video, ovviamente io te lo lascio tutti qui sotto in descrizione, dalla puntata 1 alla puntata 4. E in questo video, oltre che fare un recap di tutte quelle che sono le attività, darò le mie considerazioni. Innanzitutto i pali sono veramente ottimi. Nessuno di questi pali si è flesso durante la messa in opera né durante il tiraggio dei cavi d'acciaio. I cavi d'acciaio, anche se sembrano molto sottili, sono resistentissimi e i tendifilo veramente robusti. La rete, come già detto, la risceglierei sicuramente, super consigliata, perché durante il trasporto ingombra pochissimo. Una volta aperta è fantastica, decorativa, resistente, robusta. Quasi mi dispiace a farci crescere sopra l'edera, infatti cercherò di fare manutenzione ed evitare che l'edera attacchi la recinzione stessa. In poche parole, anche essendo neofita, un ottimo lavoro. Grazie soprattutto al supporto e all'appoggio dell'azienda Elsa Metallurgica, con un ottimo forum dove spiega qualsiasi cosa, super esperti, super consigliata. Ovviamente se hai domande fammele qui sotto nei commenti, io ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!